Adesso che ho vissuto, ho capito ancora un po' di più che la guerra non è interessante tanto di una parte e dall'altra, non è necessario. Il tedesco era di quella parte, l'italiano di questa parte, benedetto inganna, bombe, armato tutto. Lui scendeva giù, passeggiava a fianco, guardava che io non andassi da là. E io guardavo che lui non venisse di questa parte. Abbiamo capito da ambe le parti, non ci abbiamo sparato nessuno, né lui a me e neanche io a lui. In questi primi mesi del 1945, la Resistenza progetta l'insurrezione nazionale e la liberazione delle grandi città del Nord prima dell'arrivo degli alleati. Per questo vengono elaborati dal Comitato di Liberazione Nazionale piani insurrezionali. Alle ore 19 del 24 aprile 1945, il Comitato Militare Regionale Piemontese trasmette la parola d'ordine Aldo Dice 26x1, che significa attaccate alle ore 1 del 26 aprile. Ma la città era quasi come se respirasse, e nel suo respiro, nel recupero di se stessa, nel recupero della libertà, e di una città che si era diventata in quel momento consapevole, forse poi si è perduta questa, purtroppo nel nostro paese questa, in quel momento era consapevole di essere protagonista di un grande passaggio storico. Tra il 24 e il 25 aprile insorge tutto il Piemonte. Le maggiori città vengono liberate dai partigiani delle varie divisioni. Il 25 aprile viene liberata Torino, Novara il 26 aprile e Cuneo il 28. È stata la grande festa, prima di tutto per la fine della guerra, grande festa di tutto il popolo italiano, non di una parte soltanto. È stata la liberazione dell'Italia, perché abbiamo fatto cambiare il nome all'Italia. No, non pensavo che fosse finita. Quello che mi ha stretto il cuore è vedere tanti che io sapevo che erano fascisti e tutto, che avevano la fascia tricolore e si sono finti partigiani. Quello mi ha dato un senso di scoramento proprio. Ero con il nonno in questa cucina di qua e c'è stato un fatto veramente strano. Il 25 di aprile il tempo si era fatto nuvolo ed è venuto un vortice di neve, qui in cortile così, un vortice di neve che è andato su. Il nonno guarda e dice: la guerra è finita. Nonostante la prossima conclusione delle ostilità, in provincia di Cuneo le truppe germaniche e i fascisti in ritirata attuano efferati eccidi. A Cuneo i fascisti traggono dal carcere 6 detenuti ebrei e il partigiano Franco Terrazzani e li fucilano sotto il viadotto Soleri. Ultima feroce e inutile strage immotivata. Mussolini viene catturato a Dongo dai partigiani mentre tenta la fuga in Svizzera ed è fucilato il 28 aprile. La guerra è finita. Noi volevamo la pace, la libertà, la democrazia. Queste erano le nostre basi per cui abbiamo tanto lottato, e l'uguaglianza, il rispetto reciproco. Siamo ritornati cambiati, cioè eravamo consapevoli di quello che avevamo fatto e avevamo la grande speranza di libertà, di democrazia. Avevamo voglia di vivere e voglia di essere liberi. Caduti della Resistenza italiana 35.500. Caduti della Resistenza riconosciuti dalla Commissione piemontese 5.900. Caduti della Resistenza in provincia di Cuneo 2.000. Caduti alleati e italiani del ricostituito Regio Esercito 60.000.
Caduti tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana, 63.000. L'Italia adesso deve essere ricostruita, sia a livello economico che politico. Il primo presidente del Consiglio è Ferruccio Parri, uno dei comandanti del Corpo Volontari della Libertà. Alla fine del 1945, Alcide De Gasperi viene eletto presidente del Consiglio. Il 2 giugno 1946 si svolge il referendum istituzionale e il voto per l'Assemblea Costituente. Per la prima volta le donne esercitano il diritto di voto politico. Il referendum decreta la vittoria della Repubblica sulla monarchia. Capo provvisorio dello Stato sarà Enrico De Nicola, a cui succederà come primo presidente della Repubblica il cuneese Luigi Einaudi. La Costituzione italiana entra in vigore il 1 gennaio 1948. E fatto sta che poi con mio fratello al 5 giugno del 45 abbiamo aperto Officina Ciclistica Partigiana, poi nell'ovale Fratelli Frusso, dove che lì siamo stati 42 anni e mezzo. La sostanza che mi partenza 10 marzo del 40, maggio 45, il servizio alla patria tra militare proprio e poi partigiano, 6 anni. 42 anni e mezzo di coso d'artigiano per sapere 530 euro al mese. Ecco la mia da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Che la mia felicità vive sol di realtà vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. La fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, se felice canto, canto per me. C'è l'impertinente menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice in campo.